Buongiorno a tutti. Oggi lunedì 20 aprile 2020 ho il piacere di portare avanti questi eventi formativi che insomma penso che siano molto carini. E oggi parliamo di una cosa che ho visto che praticamente è una, diciamo, una situazione che si. Aspettate un attimo, che metto un po'. Perfetto. Ok. Un argomento che a me mi sta molto a cuore, che sono appunto i blocchi mentali. E la premessa è: io non sono uno psicologo, non sono un addetto ai lavori, diciamo, che riguardano lo studio e la scienza della psiche umana, però mi piace condividere. Quello che può essere, come dire, la mia esperienza da infermiere. Io ho fatto l'infermiere per tanti anni e quello che ho potuto, come dire, osservare è quello di vedere che osservando gli altri dettagli ho iniziato a capire un po' alcune chiavi della comunicazione e dei comportamenti. E quindi questi dettagli sono alla fine. Sono quelli che fanno la differenza in una buona comunicazione, soprattutto in una relazione con l'altro. E quindi voglio soltanto condividere questa esperienza. Non voglio essere assolutamente professore di nessuno, e invece desidero, come dire, condividere alcune mie percezioni e dinamiche che si creano appunto nel nostro lavoro come incaricati. Questo mi sembra doveroso perché non voglio mettermi al di sopra di nessuno. Qui è un momento di condivisione e voglio creare soltanto degli spunti per condividere le esperienze, tutto qui. Io ho visto che nella nostra attività ci sono appunto dei blocchi mentali che a volte non ci fanno andare avanti. E questo è una situazione in cui alla fine sono piccoli dettagli, appunto, che se vanno, se uno li fa propri e vede che alla fine c'è la possibilità di renderli consci, ecco, e c'è la possibilità anche di migliorare. E quindi mi permetto di darvi alcuni consigli. Questo che faremo, insomma, è diviso, diciamo, in 5 punti, che sono una sorta di progressione dell'attività, che ho concentrato in delle frasi. Quando si inizia l'attività, la prima cosa, e quindi vediamo prima il primo punto, quindi siamo in una situazione in cui la persona ha comprato, diciamo, la macchina, l'apparecchio e vuole iniziare comunque a condividere questa esperienza. Spesso la prima obiezione, il primo blocco mentale che si viene a creare è quello che ti dicono, che ci diciamo, perché anch'io me lo sono detto, non so a chi dirlo. E quindi c'è questa difficoltà di organizzazione. E io quello che dietro questo spesso c'è, secondo me, una poca autostima, perché pensiamo che il parlare con altre persone della nostra esperienza sia una sorta di essere una rottura di scatole, di essere rompiscatole della situazione. E quindi c'è questa paura, in un certo senso, di farsi notare verso l'altro, cioè di comunicare la nostra esperienza dell'acqua Kangen. E soprattutto questo è legato anche al discorso del network marketing, perché purtroppo il network marketing in Italia è sempre visto come una cosa negativa. Quando in realtà, e questo noi ce ne accorgeremo ora tra alcuni mesi, e vedrete che il network marketing resterà un'attività, inizierà a essere un'attività da professionisti. E essere networker non significa andare a bussare dietro la porta e fare il porta a porta. Essere network marketing, secondo me, significa invece proporre in maniera positiva la nostra esperienza. Allora, qual è il problema? Perché noi diciamo spesso non so a chi dirlo? Perché pensiamo che gli altri rideranno di noi.
se io dico a qualcuno, guarda, ho iniziato questa attività, magari usiamo la famosa lista nomi che ci hanno detto di riempire, di fare, cioè, quindi avere un quaderno dove non devono essere dei fogli volanti, deve essere un quaderno con la copertina rigida dove iniziamo a scrivere la lista nomi, ma non solo mettiamo la lista nomi, quel libro diventa un posto dove annotiamo tutto, idee, dove noi dedichiamo del tempo, dove è, diciamo, il nostro registro, diciamo, della nostra attività, dove possiamo mettere anche le idee da condividere, oppure perché a volte ci vengono delle idee importanti, geniali magari, e poi non li trascriviamo e passano, poi è difficile recuperarle. E allora questo di non so che dirlo è, secondo me, a volte non atteggiamento positivo verso noi stessi, cioè noi stessi riteniamo che siamo degli sfigati, che non siamo, e non vogliamo esporci, non siamo esperti, eccetera. È ovvio che all'inizio c'è qualche difficoltà, per l'amor di Dio, non è che voglio dire che dobbiamo, e quindi questa possibilità, come dire, di iniziare a parlare della nostra esperienza ci mette all'inizio un po' di difficoltà, ma è questione di abitudine. E quindi noi dipende, possiamo avere un atteggiamento triste rispetto a questo, a chi dirlo, che specchia un po' la nostra negatività, o essere positivi e parlare col sorriso alla gente. Se iniziamo a dire, guarda, ho scoperto un prodotto che cambia la vita delle persone e comunico questa mia scoperta, questa è la cosa che io vi consiglio di fare. E quindi ci sono tante persone, è impossibile che noi non abbiamo contatti, basta che voi scorrete la rubrica del vostro cellulare o create anche punti di amicizia con Facebook, il non so che dirlo, secondo me, è un blocco mentale che abbiamo. Poi cosa succede? Ci decidiamo a sentire una persona, ok? Quindi vogliamo, come dire, metterci a contatto con questa persona e abbiamo ancora un certo timore. E la prima cosa che facciamo, magari diciamo, scusa, ciao, ti disturbo? Allora io vi invito, anche per esperienza mia, non usare mai questa parola, perché se già tu dici ti disturbo, già la mente è come se tu stai dicendo, sì, io ti disturbo, scusami, è come se noi, se penso che ti disturbo, sono io che ho bisogno di te. In realtà noi chiamiamo le persone perché abbiamo una cosa importante da dirgli, cioè i benefici che noi abbiamo visto è quello che noi vogliamo condividere, no? E quindi io vi invito sempre ad avere sempre questo atteggiamento anche nella voce, che sia una voce allegra, positiva, non cupa e triste, perché spesso dice, ah scusa, cioè vi faccio proprio un esempio di telefonata. Cioè c'è la possibilità di fare una chiamata, come dico io sempre in bianco e nero, ah ciao, scusa ti disturbo, sai, vorrei dirti una cosa, ma forse sei impegnato, guarda, sai, ho iniziato un'attività, ma mi viene forse un po' difficile parlarne, puoi partecipare a un webinar, già così è una modalità sicuramente sbagliata. Invece una voce allegra, dove trasmettete l'entusiasmo che avete, che sicuramente abbiamo, perché se noi stiamo qui è perché abbiamo visto, come dire, abbiamo visto dei benefici di quest'acqua. Se oggi siete qui a questo webinar è perché avete visto dei benefici e siete entusiasti e volete parlare. Un attimo solo che c'è qualcuno che era muto. Ok. Quindi invece pensate alla differenza tra una telefonata triste e una telefonata allegra. Ehi, ciao, come stai? Guarda, hai innanzitutto dire, hai 2 minuti per me? Questo è quello che io vi consiglio di dire. Hai 2 minuti per me? No, scusa, ti disturbo. Hai 2 minuti per me? Perché così fate capire alla persona che volete solo prendere 2 minuti e la persona già si rilassa. È anche una voce positiva, è una voce allegra. Guarda, ho una bellissima novità che sto iniziando adesso, ne volevo parlare, e così questo già atteggiamento è un atteggiamento che va a superare appunto quello che è un atteggiamento spesso anche
appunto negativo. E poi cosa succede? La persona, magari voi l'invitate, la persona dice non mi interessa. Questa frase spesso le persone ci dicono non mi interessa, ok? Ma in realtà, e questo non mi interessa, è secondo me spesso diciamo una sorta di barriera che l'altra persona mette dall'altra parte. Perché? Perché dopo una piccola descrizione o un invito, non è ammissibile che qualche persona dica no, non mi interessa. C'è qualcosa che noi dobbiamo rivedere nella nostra comunicazione. Forse una cosa che molte volte appare è appunto che noi trattiamo di idrogeno, trattiamo di depuratori d'acqua, ok? E quindi quando la persona sente la parola acqua, filtro, depuratore, in un certo senso ha una sua percezione di quello di cui stiamo parlando e quindi potrebbe dire anche giustamente non mi interessa. Quindi quello che io vi invito, e già ho detto più volte, è di parlare e dire quattro cose. Se volete ve li scrivete o sentite, è una cosa molto semplice che secondo me bisogna fare. E dire, guarda, da poco tempo ho conosciuto una società giapponese che è un commercio che è da 50 anni e che è distribuita in 40 sedi, a 40 sedi in 26 parti del mondo, che ha una sede italiana di 600 metri quadri al Colosseo, questo è importante, e che da 40 anni, da 50 anni, produce dei dispositivi che creano idrogeno molecolare. A quel punto basta, non dovete dire nient'altro. Cioè, non dovete iniziare a spiegare, dire, ah, ma mi parli un po' che cos'è questo questa. Voi a quel punto rimandate a un incontro in cui partecipa e dove per più di 30, 40 minuti viene spiegato tutto. Perché se una persona ha solo piccole informazioni, non ha un'informazione incompleta. Questo non mi interessa, ci sta dopo che ha partecipato a un meeting, è venuto agli incontri che facciamo in sede, o un incontro che avete fatto a casa, o un webinar, oppure se vi accertate che ha visto un video e magari l'ha visto insieme a voi. Non spedite un video così e dice, ah, avete visto video. Le persone, soprattutto in questo tempo, sono bombardate da 10.000 distrazioni video. Quindi alla fine può diventare anche un video insieme a tanti altri e io vi consiglio sempre di programmare di vedere il video insieme, cioè nel senso che quando hai 15 minuti, mezz'ora per vedere un video alle 11.30, benissimo, allora alle 11.30 ci sentiamo, ti invio il video e lo chiamate subito dopo a mezzogiorno, cioè questo è molto importante perché sennò diventa un video esattamente come gli altri, le persone nel frattempo rispondono al telefono, nel frattempo guardano altre cose, diciamo non mi interessa, poi voi li chiamate, l'hai visto il video? Sì, sì, l'ho visto, ah interessante, però dai, non mi interessa, perché non è possibile che non interessa il nostro apparecchio, se una persona ti dice non mi interessa, vi assicuro che al 95% è perché non è stato informato bene, allora noi dobbiamo fare di tutto perché questa informazione arrivi tutta, non sia a settori, che magari ha visto 5 minuti, poi è andato avanti, ha visto altri 5 minuti del video che magari, oppure ha partecipato a un webinar e magari nel frattempo stava facendo altre cose. Allora, quando invece poi una persona ha visto e ha partecipato a un webinar completo, a un'informazione completa del prodotto, dovete dire, secondo me, due domande. Uno è, cosa ti è piaciuto di quello che hai visto? Non dite che ne pensi. Noi dobbiamo mettere in risalto le cose positive, okay? Quindi anche aiutare le persone a superare anche i blocchi mentali. E poi un'altra domanda importante è, quale altre informazioni ti servono per prendere una decisione? Okay. E questo è importante. Ora, perché così la persona che ha di fronte capisce che se gli mancano informazioni vi può dire sì o no. Una cosa in cui io credo sia importante è questa. Noi parliamo spesso di condividere l'acqua. E mi sta bene il fatto che condividiamo l'acqua. Credo che questa situazione però deve essere fatta nel momento in cui la persona
te lo esprime direttamente, lo dice lui di sua volontà. È possibile provare quest'acqua? A volte è successo che ci sono state, magari mi è successo anche a me, nel senso che pensavo che una persona voleva provare l'acqua e invece mi ha detto no, ma io voglio comprarlo già direttamente. Cioè noi ci neghiamo la vendita, per assurdo. E questo sono dinamiche che a volte possono essere anche, che ci fanno perdere del tempo, perché magari già la persona era interessata a comprare la macchina, era il famoso numero 3, ok, per capirci, e noi l'abbiamo spostato al numero 2, cioè voglio avere più informazioni, in queste informazioni c'è anche il fatto di far provare l'acqua. Cioè, attenzione in questo, io penso che è molto importante curare questa parte del non mi interessa. Quindi il non mi interessa nasce o da una cattiva informazione, ok? E non è giustificata, perché è un problema nostro. Quando c'è un non mi interessa che nasce dal fatto che la persona ancora non conosce il prodotto e vi dice non mi interessa, avete commesso qualche errore, ok? E quindi vedete bene questo, di come vi ho detto. Se nasce dopo che la persona ha visto, ha partecipato a un webinar, allora è ovvio che, però prima che lui dica non mi interessa, dovete essere voi a portare avanti la comunicazione dicendo cosa ti è piaciuto e quali altre informazioni ti servono per prendere una decisione. E poi là naturalmente si attiva tutto il discorso della chiamata a 3 e tutto quello che già altre volte abbiamo sentito. Qualcuno può dire, il prodotto è caro. Questa affermazione, vedete, le affermazioni in viola sono quelle che ci dicono, che ci dice la persona con cui abbiamo a che fare, abbiamo invitato, con cui stiamo dialogando. E la persona ci può dire, il prodotto è caro. Questa risposta rispecchia il fatto che noi non abbiamo fatto comprendere bene che cos'è veramente il nostro prodotto. Quindi non è passata bene la comunicazione di che cos'è il nostro prodotto. Innanzitutto io dico sempre, quando una persona mi dice il prodotto è caro, io dico bene, ma caro rispetto a cosa? E vedete che la persona non sa più cosa dire. Perché in genere difficilmente le persone capiscono e sanno e conoscono che noi abbiamo a che fare con gli ionizzatori d'acqua. Le persone fanno dei confronti con gli depuratori d'acqua o con qualsiasi altra cosa che ha a che fare con l'acqua, con dei filtri o con le caraffe o con altre cose. E io allora dico che noi non abbiamo termini di paragone. Questo è importante. Il nostro prodotto è unico, a parte la qualità. I termini di paragone sono altri ionizzatori che poi entrano in gioco nel momento in cui la persona è andata poi su internet e ha cercato i diversi tipi di ionizzatore. Allora lì parliamo del discorso delle piastre, in cui già abbiamo fatto già questo incontro. E io faccio un esempio molto pratico, che è questo, che vi dico a voi. Pensate che succede una persona che ha sempre vissuto in montagna, no? E l'unica cosa che ha, non è mai sceso in città, non ha mai visto un'automobile, e l'unica cosa che ha è un somarello, ok? Un somaro. Questa persona scende in città e per assurdo qualcuno lo ferma e gli dice, ma cosa fai con questo? Dice, questo è il mio mezzo di locomozione, ma è un somaro, ma sai che... ma non conosci le automobili? Cosa? Le automobili? Cosa sono le automobili? Ma come, non conosci le automobili? No, non conosco. Cosa sono queste automobili? Ma sai, le automobili sono come il tuo cavallo, sono come il tuo asino, ti fanno camminare, solo che hanno quattro cerchi, hai una specie di volante. E la persona che dice, potrebbe essere interessante, ma quanto costa? Costa, dipende, da 10.000, 40.000, 200.000 euro. Cosa? Io devo spendere 80.000 euro per una cosa che mi fa... Ma io ritengo il mio somaro. Allora, questa è la stessa cosa che succede quando voi confrontate il nostro prodotto con qualsiasi altro depuratore, una caraffa. Guarda, non c'è assolutamente nessuna cosa che vanno insieme. Il nostro prodotto è unico.
abbiamo processi di qualità che gli altri si sognano, e questo è importante. Quindi quando una persona vi dice il prodotto è caro, anzi gli dovete dire che non è assolutamente caro, che è un investimento per la sua salute che ha un prezzo incredibile, che va a risparmiare sui detersivi e che ci può anche guadagnare. Quindi è un'opportunità, ok? Questo è, mi piace, come dire, parlarne, perché è una cosa che spesso succede. Poi un altro punto importante è proprio quello nella nostra, diciamo, comunicazione, è quello di usare troppi ma, però e purtroppo. Tutte queste parole, sono preposizioni negative, che a me pure a volte scappa di dire un ma, un però o un purtroppo. Però cercate di fare attenzione quando voi state proponendo qualcosa e dite però, ma, eliminate queste parole dal vostro vocabolario, perché il ma, però e purtroppo vanno ad evidenziare un pensiero negativo. Nel momento in cui voi state dicendo quella frase che è positiva, si trasforma in negativo. È una cosa difficilissima, perché tutti usiamo continuamente ma, però e purtroppo. È possibile però eliminarle. Io ad esempio oggi adesso ho detto è possibile eliminarlo, ho detto ma è possibile eliminarle. Già quel però sembra, guardate, la nostra mente ha questa caratteristica che un po' amplifica le cose negative. Ogni cosa negativa che o atteggiamento negativo che noi esercitiamo sull'altro e che l'altro percepisce, devo bere un po', scusate, che l'altro percepisce, ne occorrono 10 positivi per metterle in equilibrio. E poi la frase classica, no? Ho un problema. La persona è convinta, ha capito che il prodotto è buono, però ecco, mi mette davanti, ho un problema. E io dico sempre, quindi, che il problema è che non ho soldi, non ho tempo, c'è la crisi da coronavirus, il cane sta male, non è il momento migliore, cioè vi mettono davanti queste situazioni, no? Io dico sempre che il problema si chiama così perché ha una soluzione. Se non ha una soluzione, se no non è più un problema e diventa una scusa. Credetemi, c'è sempre una soluzione a un problema. Quindi questo problema in realtà diventa una scusa, e noi davanti a questo dobbiamo naturalmente aiutare l'altro a capire come superare questo ostacolo. Quindi siamo noi che offriamo una soluzione, e a volte magari succede che offriamo una soluzione e poi si presenta un altro problema e la persona vi mette davanti un altro problema. E io vi dico che davanti a questa frase in realtà abbiamo un problema più grande noi. E questo penso che sia un po' il cuore di tutto questo webinar che sto facendo oggi e che vi voglio trasmettere. E noi abbiamo due scelte quando una persona ci presenta un problema: o restiamo anche noi legati al problema, ok, o offriamo una soluzione. E in questo è importante una parola che significa che è l'empatia. A volte noi stessi abbiamo paura di essere empatici e di andare oltre il problema della persona e far finta come se quel problema non lo stiamo ad ascoltare. In realtà nell'empatia c'è sempre un prendere quello che la persona ci ha detto e rielaborarla in chiave positiva. E quindi se anche voi non sapete cosa rispondere al problema scusa, in realtà io credo, e lo dico anche a me, perché a volte succede anche a me, io non è che sono perfetto, questo è importante, e vi dico soltanto che io ho fatto attenzione a queste cose e io ho visto che quando mi sono fermato davanti a un problema mi sono fermato al problema stesso e non sono andato avanti nella soluzione. E io stesso, in un certo senso, mi sono anche fermato e questo problema dell'altro è diventato una scusa
per non dire la mia. Dire la nostra cosa significa? Che il valore di quello che noi offriamo è così importante, perché noi veramente offriamo salute, offriamo la possibilità di far cambiare alla vita, e forse noi non ci crediamo a questo progetto e per questo non siamo in grado di offrire una soluzione al problema e soprattutto di far comprendere e dirlo apertamente anche alla persona: guarda che questa è una scusa. Vi assicuro che ci sono persone che per comprare l'apparecchio si sono venduti anche quello che avevo. Io, ad esempio, ho parlato tempo fa con una persona e mi ha detto: guarda, io credo così a questo progetto, mi piace così tanto, che ho deciso di vendermi un escavatore che usa e così investo questo mio denaro in questo progetto. È vero che ci sono situazioni in cui veramente la gente non arriva a fine mese, la gente non... Ma se vuoi, puoi. Questo è importante. Quindi quello che vi invito a fare è non concentrarvi sul problema. Concentratevi un po' più sulla soluzione e quindi oltrepassate l'ostacolo del problema. Io dico sempre, non so se mi vedete, che il problema è questo dito che io ho davanti. Se io mi concentro tutto sul problema e metto a fuoco il mio dito, vedrò tutto quello che c'è dopo sfocato. Non so se mi vedete in questo momento. Anzi, adesso esco, così. Il problema è questo, mio dito. Se io concentro, vedete che gli occhi diventano storti, se io concentro tutta la mia attenzione sul problema, quello che ho dopo è tutto sfocato. E così succede. Noi non dobbiamo concentrarci sul problema. Certo, non dobbiamo far finta che esiste, ma dobbiamo aiutare la persona a andare oltre il problema. Se no questo diventa una scusa perché c'è qualche... Per non dirci perché la persona forse anche non ha il coraggio di dirci quelle che sono i suoi dubbi, quello che non ha capito bene della presentazione. Perché vi assicuro che è impossibile che una persona che comprende esattamente i benefici di tutto quello che fa l'apparecchio vi dica: no, non mi interessa, ho un problema. Questo era quello che io volevo dire. Adesso blocco qui la. Thank you.